Pronto? Ho detto pronto. Perché mi hai attaccato? Perché non parli ad alta voce? L'ho fatto, ma che ti prende? Senti, Kevin mi ha detto che stasera non vieni, qual è il problema? Non mi piace l'idea di andarmi a fare impaurire da qualche parte. Ma non abbiamo altro da fare, lo sai che i ragazzi non riescono a organizzare granché. Dai, non può essere così spaventoso, ti pare? Pronto? Scusami. D'accordo, ci vediamo più tardi. Bene, a più tardi. Salvata dal campanello. Dolcetto scherzetto. Ciao Cindy, come sei carina stasera nel tuo costume. Non sono Cindy, sono una scimmia. D'accordo scimmietta, vuoi dei dolcetti o preferisci una banana? Dolcetti. Ecco qui. Perché tu non indossi un costume? Sono troppo vecchia per indossarlo. E perché tuo padre ne indossa uno? Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Sono io! Dannazione, Kevin! Potevo ucciderti con questo! Ma questo affare non taglia! Oh sì, potevi farmi un livido sulla pelle. Spero per te che non mi macchi. Si lava via subito. Avanti! Oh! Fammi alzare. Prima, chiedimi scusa. Chiederti scusa? Per cosa? Tutti meritano un bello spavento. Buh! Chi credi di essere? Un fantasma? Boo, Jesse. Avanti, duchessa. Avanti, entra. Bene. Sì. Fatto. Vuelta la cautipula. Yo soy Dinamita Jones. Yeah.
Se scherzi con dinamite, finisce che te brucia. Ecco la tua cena. Buon Halloween, Luisa. Grazie. Baines, rispondi. Sono Baines. C'è un problema tra Buchanan e Cortez, sei nelle vicinanze? No, sto andando a casa. Ricevuto. A proposito, Allan è il figlio di Locke, ti sta cercando, c'è che è importante. Digli che lo incontrerò domani. Lui ha bisogno di vederti stasera e vuole sapere quando finalmente ti prenderai un cellulare. D'accordo. Digli che sa dove incontrarmi. Con questo si spaventeranno a morte. Dove sono Freddy e Kevin? In veranda. Cosa fanno là fuori? Forse si baciano. Sai, Freddy, quando avrai 60 anni, probabilmente lei sarà andata a letto con tutti quelli che conosci, tranne te. Già, beh, conserva il migliore per ultimo. Se lo dici tu. Avanti, Jesse, siamo solo amici. Sai, anch'io ho un amico così. Si chiama Kevin ed è anche il mio ragazzo. Ci piace la reciproca compagnia. E lui ha una macchina e io no. È tutto pronto? Devo controllare Emmett per sapere a che punto è. Sì. Sei pronto per noi? Sì, sto finendo una cosa e me ne mancano poche altre. Sai, non devo faticare troppo. Questo posto fa spavento già di per sé. Non dimenticare di preparare il terzo piano. Sì, ci stavo andando adesso. Vieni. Pronto? 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 Rottame. L'ho perso. L'ascensore mi legge nel pensiero. Chissà se troveremo qualche medicina rimasta. Oh, grandioso. Oh, cazzo! Fanculo. Ehi, smettila. Stupida cagna. Ah. Sembra che tu mi abbia battuto e sia arrivato prima di me al terzo piano, Kevin. Vuoi giocare con il maestro? Preparati a pagare. Ehi, duchessa, dove sei andata? Allora che c'è? Meg è scomparsa. È uscita con i suoi amici un paio di sere fa e non è mai tornata a casa. Dove pensi che sia? Al vecchio ospedale Santa Mira. Lei e i suoi amici avevano organizzato qualcosa lì sabato sera. Potrebbe essere da un'altra parte. Ascoltarlo, mi serve qualcuno che venga a controllare con me. Lei è lì oppure no, e se c'è è nei guai e io avrò bisogno di aiuto, di un rinforzo, di un distintivo.
Cercano solo una scusa per licenziarmi a calci in culo. Ed è fuori dalla mia giurisdizione. Devo proteggere la mia pensione. Ascolta, era quello che facevi già, con mio padre. È stato tanto tempo fa. Ma dov'è Dinamite Joe quando mi serve? Era un eroe, mi avrebbe aiutato. Era inventato. Ricordo che Pericolo era il suo secondo nome. Smettila, sono solo battute da televisione. Stronzate. Sono le 8:47, io lavoro solo dalle 9 alle Questa 5. Non me la bevo. È solo che... non posso. E allora andrò senza di te. D'accordo, d'accordo. Ascolta, farò una telefonata in centrale. Controlla anche Kathleen White, è la sua migliore amica. C'è un tunnel di servizio abbandonato che porta alle pompe funebri dall'altra parte della strada. È un ottimo posto per intrufolarsi senza farsi notare. Grazie, Arlo. Alan, sta lontano dal terzo piano. Già, è infestato, giusto? Ehi, duchessa, eccoti. Perché mi ha lasciato da solo? Che stupida cagna. Vieni, piccola. Spaventoso. Belle decorazioni. Oh, Kevin. Non avresti dovuto. Carino. Davvero carino. Attenzione all'incrocio tra la Mendoza e la Bolivar, rissa tra ubriachi vestiti da fantasmi. Che stronzetto testardo. Proprio come suo padre. Attenzione, un camion ha investito il lampione centrale del parco giochi sulla 13ª strada. Allertate il pronto intervento. Sarà grandioso. Freddy? Copritevi gli occhi con le mani, eh? Meglio per voi che non sia come quella volta in Messico. Non guardate. Va bene, ragazze. Potete aprire gli occhi. Forte! No, Kevin, io lì non entro. Lo sai quanto odio gli ospedali. Lo so, ma avanti, Jessie. Perché dovremmo andare a cercare una stupida finta casa infestata quando possiamo esplorarne una vera qui? Sarà divertente. Forse per te. Avanti, fammi vedere un po' di spirito di Halloween. E la polizia? Ha smesso di pattugliare qui fuori mesi fa. Abbiamo sentito tutti le storie che girano su questo posto. Bart Miller, lo ricordate? Barti lo scureggione. Non voglio far parte dello stupido gruppo di ragazzi che scopre se siano veri o no. Che fifone. Che sta facendo?
Jesse, stai bene? Sto bene. Cos'è successo? Mi gira solo un po' la testa. Andrà tutto bene, dai. Ma sì, non accadrà nulla. Appena dirai di volertene andare, ce ne andremo. Io voglio andarmene adesso. Perché? Aspetti una telefonata? Ma di che cosa stai parlando? Probabilmente dovresti tornare a casa. La tua mammina starà cercando di rintracciarti. Kevin! Che c'è? Stronzi. Avanti, deciditi, fa freddo! Ti lascerò tenere la lampada tascabile. D'accordo. Ma per la cronaca... Lo so, ci potrei dire, ve l'avevo detto. Andiamo. Grande, saremo noi quello stupido gruppo di ragazzi. Dai, abbassati. Stai calmo. A tutte le unità in servizio. Qualcuno mi risponde, per favore? Ma perché sono così stupidi? Benvenuti all'ospedale Santa Mia. Oh, ragazzi, che forza! Favoloso! È vero. Lo sentite questo odore? Sembra l'odore del fuoco. Eppure è tutto spento. Già. Oh, bell'idea. Ottimo lavoro. Fatemi indovinare, Emmett stasera non lavora. Emmett ha un lavoro? È una settimana che non gli parlo. Avanti. Avanti, andiamo. Freddy! Dove è andato a finire, Freddy? Ehi, Freddy! Che succede? Ehi, Freddy! Freddy! Io non so perché ha detto quella stronzata su tua madre. Non è qui dentro. Nessun problema, tutto a posto, va bene. Stronzo! Ho trovato dei costumi. Carino. Cerchiamo di sbrigarci. Ho già capito come sarà questa notte. Se lo dici tu. Sentito di nuovo. Probabilmente è solo il vento che fa sbattere una vecchia finestra. Sì, certo, se la finestra è attaccata al grilletto di una pistola. Oddio, Jesse. Mary ha ragione, sicuramente non è niente. Ehi, Freddy, qui c'è il tuo nome, amico. Davvero? Sì. Che palle.
Sì, era una pistola. Lo so. Catherine. Florence, mi ricevi? Ti ricevo. Sono Baines. Caro, pensavo che stessi andando a casa. Non hai scoperto ancora niente? I genitori di Caitlin White sono preoccupati perché sono due giorni che non torna a casa. Nessun'altra notizia su Meg Locke. Grazie. Allora chiudo. Riposati un po'. L'idea era quella. Andiamo nel seminterrato? Che gioia! Oh. Io lì non ci entro, Kevin. Che coniglio! Non lo vedi che non è sicuro? Beh, o questo o le scale. Allora, come vanno le cose fra te e Marie? Lei mi piace. Ma a lei piace molto la mia macchina. Usciamo sempre. Di solito la lascio da qualche parte e poi passo a riprenderla. Credo che stia uscendo con qualcun altro. Pensi che io abbia una chance? La mia risposta non ti piacerebbe. Ma mi ha baciato un paio di mesi fa e così avevo pensato... Oh, carino! Freddy? È tua madre. È tua madre. Emmett! È lei! Smettila. Cazzo! Che c'è? La sedia a rotelle si è mossa. Sì, certo. Si è mossa davvero. Che forza! È attaccata a una lenza. Che paura! Non faceva parte dello scherzo. Non faceva parte dello scherzo! Puoi venire fuori, sono stanca e voglio andare a casa. Emmett! Smettila, Jessie!
Possiamo andare a casa adesso? Sì, forse è proprio il caso. Sei una femminuccia, Freddy. No, è solo che... Beh, io me ne vado. Chiunque voglia venire con me mi segua. D'accordo, d'accordo, Jessie. Fa come vuoi. Ma prima dobbiamo trovare Emmett. Visto? Te l'avevo detto che era opera di Emmett. Andate a cercarlo. Io sarò al primo piano, dove almeno mi sentirò al sicuro. Io vado con Kevin. Fai pure. Jessie, aspettami. Sono io, Alan. Alan! Cosa ci fai qui? Stavo cercando te. Fammi vedere la tua mano! Devo vederla! Smettila! Fammela vedere! Ma che cosa fai? Non sei uno di loro. Dammela. Ti sei fatto qualcosa? Dov'è Kathleen? Ho trovato questo. Lei non c'è più. E anche tutti gli altri sono andati. Cosa ti hanno lasciata qui? E perché non sei andata via anche tu? Sai tutto quello che si dice su questo posto? Oh, cazzo! È vero. Non dirmi che non hai visto qui cose che non riesci a spiegare. Io non ci credo ai fantasmi. Non ti preoccupare. Ci crederai. Ho sempre odiato questo posto. Spero proprio che questo non sia uno stupido scherzo tuo e dei tuoi amici. Ancora non capisci, vero? Non funzionerà. È con questo che sono salito qui. Gli ascensori portano in un solo posto. E ci siamo già. Stai tremando? Fa freddo. Potevi andare con loro, non mi sarebbe dispiaciuto. So quanto è importante per te il tempo che passi da solo con Marie, per quanto possa essere frustrante. Sai, frustrante a dire poco, ma mi sarebbe dispiaciuto lasciarti sola. Hai visto? Visto cosa? Jessie? Dove stai andando? Ehi, Jessie, stai bene? Non lo so. Io...
Ehi, 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 respira, respira. Non era reale, niente era reale, non era reale. Che cosa? Voglio andare a casa, dobbiamo trovare gli altri e andarcene. No, tu hai un altro problema, qual è? Ascolta, Freddy, io a volte vedo delle cose. Che cosa hai visto? Cose che vorrei andassero via. Sì, ma è qualcosa che dobbiamo sapere? No. Ma dove sono? Forse potremmo andare a piedi a casa e loro potranno raggiungerci dopo. No, no, in questa zona? No, non è possibile. Hai sentito? Sentito che cosa? Qualcuno sta fischiettando. Forse è Kevin. Io non sento niente. Scommetto che non vedi niente in quella stanza. No. Allora forse sono più pazza di quello che pensi. Emmett! Dove ha detto che sarebbe stato? Ha importanza? Non lo so, ne ha. Mm? L'hai mai fatto su una barella? Ho mai fatto cosa? Mm? Dai, hai avuto quello che volevi. Soli soletti in un posto che mette paura. Qualcuno potrebbe entrare e sorprenderci in qualsiasi momento. Sei stata proprio cattiva ad allontanare il povero Freddy in quel modo. Oh, mi rendo le cose troppo facili. Ti senti in colpa? Beh, più che altro sono preoccupato di quello che mi farebbe Jessie se lo scoprisse. Ancora non l'ha scoperto e questo rende tutto più eccitante. Ehi, bello, rilassati. Evviva! Fermo! Cazzo! Guarda! Che diavolo sta succedendo, Meg? Beh, adesso mi credi? Andiamo via da quest'inferno. Non preoccuparti, Kevin, non lo scoprirà, d'accordo? Chi sei? Sono Marie, stupido! Oh, cazzo! Che voleva dire Marie quando ha parlato del fatto che aspetti una telefonata da tua madre? Kevin non l'ha detto anche a te, che strano. No, credevo che tua madre fosse... Lo è. Ah... Non preferisci parlare di Marie? Beh, sì. Ma adesso voglio parlare di questo. Sei sicuro? Sì. È difficile spiegarlo senza sembrare pazza. Mettimi alla prova. D'accordo. Quando ero piccola e mamma doveva lavorare fino a tardi, avevamo un codice. Due squilli, riagganciava, richiamava e sapevo che era lei. Così nessuno ha mai saputo che era a casa da sola. Continua. Ma dopo... la sua morte, ho ricevuto la stessa telefonata ogni anno ad Halloween, però quando rispondo non c'è mai nessuno in linea.
E anche se è una cosa che mi spaventa a morte, mi piace pensare che è il suo modo di dirmi felice Halloween. Beh, non è stupido, sai. Non penso che tu sia più pazza di quanto pensavo 20 minuti fa. Grazie, Freddy. Carino. Hai sentito? Sentito cosa? Questo l'ho sentito. Ah, finalmente. Sei sicura di volerlo ancora fare? Io non volevo proprio venire qui, ricordi? Pronto? Sì. Dobbiamo andarcene da qui. Non pensare che questo sia divertente. Non sto scherzando. Allora cos'era tutto quel rumore? Non sono stato io. Ascoltate, qui stanno succedendo delle cose strane e pericolose. Penso che sia successo qualcosa a Duchessa. L'ho cercata tutta la notte. Penso che questo posto sia infestato. È davvero allucinante. Jessie! Freddy! Ragazzi! Dove siete, ragazzi? Vi state nascondendo? Ma dove siete? Ragazzi, venite fuori! Dove sono? Oh! Freddy, d'accordo, mi hai preso. Che stavi facendo? E dov'è Emmett? L'abbiamo cercato ovunque. Freddy! Siamo qui! Emmett, sei bravo, eh? Oh, cazzo! Stai bene? Sì, sì, penso che sia solo un graffio. Qualcuno mi sente? Potete tirarci fuori di qui? State sbagliando tutto, capito? Oh cazzo, cosa ti sta succedendo? Oh mio Dio. Oh Cristo, Emmett. Stai cadendo a pezzi. Lo so. Oh mio Dio. Ve l'avevo detto che questo posto è infestato. Non costringermi a colpirti! Tu non sei Emmett, cosa sei? In parte il tuo amico, in parte me.
Prima o poi capirò la situazione. Vaffanculo! No, Freddy, allontanatevi da lui, subito! Emmett? Non avere paura. Sono un fantasma amichevole. Ehi, ehi! No, allontanati da lei! No, no, tu non sparerai al mio amico, non pensarci nemmeno! Non puoi uccidere chi è già morto. Non è più il tuo amico, spara! No! Non è successo realmente, vero? Cos'è successo, Emmett? Ma che cazzo hai fatto? Hai appena sparato a uno dei miei migliori amici! Aiutatemi, vi prego! Chiamo la polizia. E che cosa dirai alla polizia? Pronto? Pronto, vorrei denunciare un... No, aspetti, pronto! Pronto, non mi... No! Ottima mossa, cazzone! Ascoltate, qui ci sono delle cose, degli spiriti. Si sono impossessati del tuo... No, cazzo! D'accordo, basta così. Aspetta un attimo, aspetta, aspetta. Mi stai dicendo che uno di noi potrebbe non essere uno di noi? Sì. E voi chi siete? Ha importanza, possiamo parlarne più tardi. Adesso dobbiamo andare via. Le porte sono bloccate, le finestre anche, siamo rinchiusi. C'è una via di uscita dal seminterrato, venite. No, 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 noi non vi seguiremo affatto. Come facciamo a sapere che uno di voi non è uno di loro? So chi sono e so chi è mia sorella. Piuttosto noi non sappiamo chi siete voi. Ho abbastanza proiettili per liberarmi di tutti voi. Sì, la scelta è vostra. Ma noi ce ne andiamo con o senza di voi. Non sapete con chi avete a che fare? No, tu non sai con chi hai a che fare. Adesso ti faccio vedere come esce da qui un vero uomo. Non farlo, non sprecare proiettili. Chiudi il becco, sta zitto! Non ci serviranno proiettili quando saremo fuori da qui. Dannazione! Aiutami, Jesse! Attenta, non avvicinarti. È una di loro? Non ne ho proprio idea. Io non riesco a togliermelo di dosso. Anche Maria è una di loro. Ha quella schifezza addosso. Allontanati. Kevin, metti giù la pistola, d'accordo? Dai, dai, mettila giù. Non posso. Non lascerò che prendano anche me. Stai perdendo la ragione, Kevin, d'accordo? Lei è a posto, smettila. Chi sei? Veramente? Kevin, sono Marie. Guardami. Non pensarci nemmeno. Smettila, smettila. Non ho niente che non va. Stai esagerando. Metti giù la pistola, d'accordo? Ti prego, metti giù la pistola. Mettila giù. Tu non sei Marie. Kevin. Questa robaccia non è mia. Io non sono fantasma. Cazzo! Marie! No! No! Stronzo paranoico, l'hai uccisa! Era una di loro. Sta fermo! Dammi la pistola. Anche tu sei uno di loro? Vaffanculo, fantasma! Hai finito i proiettili, idiota! Era una di loro. Cosa hai detto? Sei pazzo! Era una di loro. Era una di loro. Era di carne e ossa! Stavo proteggendo voi, non lo capite? No, stavi proteggendo te stesso! Ascoltate, dobbiamo andarcene da qui subito! Dovrete fidarvi di me. Che ne facciamo di Marie? Chiameremo qualcuno per lei quando usciremo di qui. No, 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 lei viene con noi. Ah!
quanti sono? Quelli sono tutti i proiettili che hai? Sono quelli che erano nella cassetta di papà. Non pensavo che l'avrei usata davvero. Muovetevi, lasciate perdere le scale, prendiamo l'ascensore. Oh no, aspettate, uscite da lì! Perché? Va solo al terzo piano! Kevin, cerco di arrivare al seminterrato. Hai premuto il terzo? Non ho premuto il terzo. Basta con gli scherzi, ti prego, portaci è fuori. Quello che sto cercando di fare, Jesse. E come facciamo a saperlo? Come facciamo a sapere che non comincerai a cadere a pezzi come Emmett? Come? Non lo vedi che sanguino? Sì, ma guarda dove ci hai portato. Dov'è Mary? Sto bene. Già, stai bene. Anche noi, se ti interessa. Smettila. Siamo bloccati. C'è di peggio. Siamo bloccati al terzo piano. Sono loro. Lo spero. Grandioso. Li abbiamo persi. Sono al terzo piano. Alan. Che c'è? Questo è uno scherzo, vero? Devi dire esattamente che cosa è successo ai tuoi amici. Io credo che non si siano precipitati fuori di qui, è così? Quindi, tutto quello che è successo... Probabilmente succede sempre, solo che nessuno riesce a uscire vivo da qui per raccontarlo. Ti hanno presa. Mi hanno presa. No. No. Ascolta, ne ho contati due di quei fantasmi o qualunque cosa siano, o forse di più. Giocano sulla paranoia, facendoti credere che tu e i tuoi amici non siate chi dovreste essere. Se muori, si impossessano completamente di te. L'unica cosa che non capisco è perché. No! La porta che dà sulle scale è chiusa. C'è odore di bruciato. Tutte le porte sono chiuse, bloccate o sbarrate. Voglio solo andare via da qui. Quando scopriranno quello che hai fatto a Marie, ti manderanno comunque in prigione. Il mio ex ragazzo andrà in prigione. Che cosa? È stata legittima difesa, Jess. Oh, certo, era pericolosa, vero? Smettetela! Marie è morta, riuscite a capirlo? Sì, lo capisco. Mi dispiace, Freddy. Che sta facendo adesso?
Ne ho abbastanza di quella stronza. E sono disposto a sprecare uno dei nostri proiettili per farla smettere. Allora falli. Sfruttiamo questo momento. Vieni. Dobbiamo aiutare gli altri. Possono sbrigarsela da soli. Non posso lasciarli lassù, non capisci? Pensi che ci daranno ascolto? Dobbiamo pensare a noi stessi. D'accordo, ascolta, quel ragazzo è un pazzo e gli altri non ce la faranno se non li aiutiamo. Sei venuto qui per me, vero? Ora mi hai trovata, andiamo. Tu non sei un poliziotto, ricordatelo. Chiameremo la polizia quando saremo fuori. Non posso. Dolcetto o scherzetto? Alan. Che sta succedendo qui? È una storia lunga. Pensavo non volessi aiutarmi. Ho un debito con tuo padre e devo guardarti le spalle. Smettila di puntarmi contro quell'affare. Beh, ci hai messo un bel po', eh? È tutta la notte che giro in questo posto. Non voglio sentirti parlare così. Arlo, sei tu? Meg. Arlo. Sono davvero felice che tu stia bene. Sono contenta che tu sia qui. Sei stato tu prima a sparare? Più o meno. Ha a che fare con i ragazzi che ho visto stasera? Sì. Dove sono? Al terzo piano. Ci siamo. Sapete, ho girato 5 film come Dynamite Jones. E ho fatto cose molto più eroiche di quante ne abbia fatte in 20 anni di carriera da poliziotto vero. Roba da non credere. Beh, sai una cosa? Questa è un'ottima notte per cominciare. Freddy, lanciami la tua torcia tascabile. Sbrigati! Lo sapevo. L'unica persona che è sicura di essere pazza è anche l'unica che ha abbastanza buon senso per farci uscire di qui. Fidati, non funzionerà mai su quella porta. L'ho già fatto. Non ci riuscirai, proviamo l'ascensore. Vuoi darmi un minuto? È inutile. Ci riuscirò. Non vogliono che entriamo. Avanti, terzo piano. È chiusa. Te l'avevo detto. Perché non dai retta più spesso a tua sorella? Tu conosci la storia di questo posto. Perché il terzo piano? Al terzo piano c'era quello che chiamavano reparto J, dove tenevano tutti i matti. Molto tempo fa scoppiò un incendio. Chiusero l'ospedale per rifarlo, ma ogni volta che cercarono di lavorare al terzo piano successero cose strane. Arrivarono al punto di sigillare tutto il piano a causa degli incidenti. Ah. Cercarono di riaprire per un paio d'anni, ma ormai il danno era fatto. Alcuni edifici non hanno il 13° piano. Beh, questo posto non dovrebbe avere il terzo. Ma che diavolo è successo qui?
Andiamo, non voglio stare qui. Quello che resta di loro. Stavano venendo a prendermi. Chi? I miei amici. Li hanno fermati. Andiamo via. Dai. È così che sono fuggita. Che cos'è? Lo scarico della lavanderia. Pensate davvero che c'entrerò? Perché no, dinamite? Non sembra poi tanto male. Andrò io per primo. Puoi scommetterci il culo che ci vai tu. Meg! Credevo che fossimo amiche. Che cazzo è quella? Oh mio Dio. Stiamo calmi. È Kathleen. Meg. Via, via, via. Dai, 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 dai. Meg. Jesse? Va bene, non lasciamoci prendere dal panico. Fare il bagno, Carmichael. Jacob, è l'ora della medicina. È ora, infermiera Russell. È l'ora di andarsene. Jacob, anche se riuscirai a uscire da questa stanza, dovrai superare le guardie al piano di sotto. È tutto pronto. Mi dia le chiavi.
e non le farò del male. Perché, Jacob? Voglio solo quello che vogliono tutti. Fare del male ai bambini. Lo so bene. Se io non uscirò da qui, non lo farai nemmeno tu. No! Chi sei? Lo sai chi sono. Il problema è... Lo sai cosa voglio? Che cosa vuoi? Tu sei diversa dagli altri. Tu sei la chiave che mi farà uscire. Scelgo te. Io farò in modo che tu rimanga rinchiuso. Davvero nobile. Come ti aspetti di tenermi rinchiuso, piccola pazza? Io non sono pazza. E allora perché parli da sola? Oh! Stai bene? Penso di sì. Ma chi sei? Uno che vuole aiutarti. Mi sembra di conoscerti. Cioè, ho una faccia comune. Andiamo via. Freddy, dov'è Kevin? Non lo so, l'ho visto lungo il corridoio e poi è sparito. Forse è scappato. Bene. Siete scomparsi più o meno contemporaneamente. Allora potrebbe essere ancora qui. Andiamo via e speriamo che sia al sicuro da qualche parte. Forse se n'è andato. Ecco chi sei, il poliziotto di quel vecchio film, Azione Joe o qualcosa del genere. Dinamite Joe. Sì, sì, adesso ricordo, Pericolo era il secondo nome, sì. Quei film erano davvero divertenti. Non era quello l'intento. Fa quel trucco con il fiammifero, era forte. Non lo faccio più. E adesso? Io non le passo di certo davanti. Cammina, non fare il vigliacco. Non lo sono. È tutto a posto, è tutto a posto. Ehi, ragazzi. Abbiamo appena sceso due rampe di scale, giusto? E allora? E allora come mai siamo ancora al terzo piano? La bambina non vuole che ce ne andiamo. Forza, dobbiamo tornare dentro. Non ci penso proprio. Cazzo. Che cos'è? Aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi. Vi prego. Aiutatemi, vi prego! Come è finito lì dentro? Come siamo finiti noi qui dentro? Non so come ci sono finito, non so come ci sono finito! Oh, c'è qualcosa qui dentro con me! Oh, Jesse, mi dispiace tanto per tutto quello che ho fatto! Ti prego, tirami fuori di qui, cazzo! Aiutatemi! C'è qualcosa qui dentro con me! Jesse, 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 ti prego, tirami fuori di qui! Prego. Sto facendo del mio meglio, d'accordo? Andiamo, Freddy, aiutami! No, 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 non sta succedendo davvero. Oh, cazzo, mi sto sciogliendo. No, 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 devono avermi preso quando ho sbattuto contro quella porta. Perché cazzo non l'ho vista? No, no. Non permetterò che mi prendano! Liberatemi! Aiutami! È troppo tardi per il tuo amico. Ehi!
Aiutatemi, tiratemi fuori di qui, per l'amor di Dio! Aiutatemi! Vi prego, tiratemi fuori di qui! Aiutatemi! Oh, cazzo! Aiutatemi! Vi prego! Ho sparato in pieno viso all'ultima persona che ho visto, che aveva il tuo aspetto. Tu sparami in faccia e io ti prendo a calci in culo. Andiamo, avanti, andiamo! Andiamo! Incredibile. Oh, cazzo. Possiamo tornare su e provare? Non ci permetterà di andarcene. Chi? So perché sta succedendo tutto. Forse questo. Forse potresti illuminarci. Le visioni. Il nome del fantasma che sta facendo tutto ciò è Jacob. È l'uomo che ha appiccato il fuoco qui anni fa sperando di fuggire, ma invece tutti i pazienti bruciarono vivi. Non capisco, e noi che c'entriamo? Ha bisogno di uno di noi. Un corpo con cui uscire da qui. E la bambina invece lei che vuole? Penso che voglia solo uscire dall'inferno in cui l'ha messa Jacob. Pensa semplicemente di uscire di qui e che andrà tutto bene. Per me pensa questo, ma chi può saperlo? È la teoria di un uomo morto e malato, non mia. Non riesco a capire. Adesso i fantasmi hanno dei programmi? Che vuoi dirmi, che questo Jacob è preoccupato per una vita precedente? Se pensi che i vivi hanno paura di morire, allora i morti avrebbero paura di vivere. Io non capisco più niente. Ai miei tempi, quando sparavi a uno e lo uccidevi, continuava a fare il morto. Aspetta, cosa hai detto sul fatto che i vivi hanno paura di morire e i morti hanno paura di vivere? Facevo solo del sarcasmo. Ma ha un senso. Lui vuole uscire, ma non sa cosa significa stare fuori. Stare fuori significa vivere di nuovo. Se vogliamo uscire vivi da qui, dobbiamo fargli venire la paura di vivere. E sai anche come possiamo riuscirci? Non sono ancora riuscita a trovare la sua cartella. Ottime notizie. Sembra che possiamo crescere di qualche altro centimetro. Quella è mia. Non più ora. Gran figlio di puttana! Affanculo! Ora che cosa vuoi fare? Non lo so. Sta peggiorando. Vuole uscire, lo sento. Pronto? Mamma. Fai quello che ti dice, ti lascerà andare. Mamma, ti voglio bene. Ma per favore, non dirmi cosa devo fare. Perché? Perché sei morta. Quindi non sei reale.
Non sono pazzo, non sono pazzo, non sono pazzo! Stupidi fantasmi! Oh, davvero spaventoso! Che diavolo erano quei rumori? Penso di averlo provocato. Perché non viene semplicemente a prenderci? Per il momento si diverte a giocare con noi. Oh. Avete la cartella di Jacob? Sì. Cosa stai cercando? Quando l'incendio è scoppiato, qui dentro c'era un'infermiera. Si è sacrificata per assicurarsi che nessuno uscisse. Adesso tocca a me. Credo sia inutile chiederti da dove ottieni queste informazioni, vero? Oh, è impossibile! Continuiamo a provare. Schizofrenia, ansia, depressione. Tieni questo. Volevo soltanto finire l'università, lasciare la città e ricominciare. E invece guardami. Non si può scappare sempre dai problemi. E perché no? Perché tornano sempre a perseguitarti. Qualcuno, per favore, può riuscire a far cessare quel cazzo di rumore? Grazie! Sei pronta? Pronta. Sicura? È troppo tempo che combatto contro queste visioni. Troppo tempo. L'unico modo per riuscire ad andarcene da qui è usandole al massimo della capacità. Buona fortuna. D'accordo, Jacob. Vieni fuori! Non volevi andartene? E allora facciamolo! Non pensare che io non sappia perché eri qui dentro. Avevi paura di stare fuori! Avevi paura di tutto! Solo in seguito hanno scoperto chi eri davvero e hanno deciso di tenerti qui per sempre. Come può un fantasma avere più paura delle persone che spaventa? Vuoi uscire? Allora perché non fai l'uomo e mi prendi? Ma non prendermi da morta, prendimi viva! Vuoi vivere di nuovo? Usciremo di qui insieme! Non funziona in questo modo. Tu muori, io ti possiedo e poi esisto. Finora non ha funzionato! Cosa ti fa pensare di potertene andare da qui con uno di questi corpi senza cadere di nuovo a pezzi? Tu sei debole. Dici sempre mi dispiace, quando avresti dovuto dire tre semplici parole a tua madre. Sei patetico! Ah, mettimi alla prova! Sono più forte di quanto pensi. Se proprio insisti. Povera ragazzina, hai sempre paura di finire come tua madre, che ha visto cose che non avrebbe dovuto vedere. Ma per lei si trattava solo del sintomo di una malattia. Per te è vero. Chi sarebbe il pazzo adesso? Vuoi vivere? Beh, ecco che cos'è la vita.
Adesso, Jack, puoi sentirne il peso. Che sensazioni provi, Jacob? Cosa provi a essere vivo? No! Allora, Jesse, com'è andata? È finita. Stai bene? Perché vuoi fare una cosa così stupida? Attento, togliti di mezzo. Mi dispiace. Mi dispiace. Stai bene? Grazie, Jesse, per avermi mostrato come fare. Vai all'inferno! Vuoi l'inferno? Questo è l'inferno. Il tuo dolore di vivere è molto meglio del dolore di non vivere affatto. Allora senti questo! E ti ho vista! Ho visto tutto. Ti conosco meglio di quanto tu conosca te stessa. E, Jesse, il tuo cuore è più cupo di quello che pensi. Sei intrappolata nelle tue paure quanto lo ero io. Io non sono come te. Hai ragione. Sei pazza. E io no. E questo è il posto dove devono stare i pazzi. Fatti una vita. L'ho fatto. Non puoi fermarmi adesso. Tu mi hai mostrato il dolore. Ma allo stesso modo anche come poter resistergli. E quando sarò uscito, se ricomincerò ad andare in pezzi, passerò di corpo in corpo. Non mi fermerai mai. Tu non vincerai mai. Vieni via. Arlo, fai qualcosa. E come? Dobbiamo farcela. Ecco, sì. Andiamo. No. Mi dispiace. Muoviti. È troppo tardi. Troppo tardi, avanti, andiamo. Andiamo. Siete così pazzi da pensare di potervene andare senza di me? Andiamo, andiamo, andiamo. Dobbiamo andare, forza! Anche io non dovevo andarmene da qui. Non è quello che pensi. Che cosa hai fatto a mia sorella? Lei era già morta.
Perché non torni indietro a finire quello che hai cominciato? Jacob, vuoi davvero andartene? Vuoi davvero andare via? Se non hai un corpo caldo che ti faccia vivere di nuovo, come potrai riuscirci? Ho promesso che ti avrei tenuto qui per sempre. E lo farò. E tu? Chi saresti? È ora di prendere la tua medicina, Jacob! Chi era? Era l'infermiera di Jacob. Faceva parte dei buoni. No! Invece sì. Forza, via! Andiamo! Per indicarti la strada, prima devo mostrarti la luce. Brucia all'inferno! Prima tu. Odio gli ospedali. Sono d'accordo con te. Andiamo a casa. Come ti senti? Bene. Tu non lo sai, ma ne verranno altri. Non mentre sono di turno io.
Non hai la minima possibilità.